della vita di oggi ci voglia veramente forza e coraggio. E in realtà non volevo puntualizzare, capito? Volevo soltanto aiutare la gente ad avere coraggio, ad affrontare la vita e sempre con tanta forza, tanta onestà, che forse è un po' questo che manca, no? Perché poi siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio o sotto il cielo di Dio, diciamo così. E, però in questo momento mi rendo conto che bisogna avere tanta forza e coraggio anche per accettare le diversità e per accettare l'amore, che in realtà dovrebbe essere il motore che unisce tutti, dovrebbe unire il mondo. Però ultimamente forse non è più scontato, non è più scontato parlare di amore, anzi è più facile che regni l'odio ovunque, sinceramente.